non particolarmente velocissima di manto nevoso. Lei ha fatto la prova ieri, cronometrata adesso a 5 centesimi nella parte alta di ritardo, adesso 14 sulla slovena. Qui stacca e poi cerca comunque di riprendere la linea ideale. Arriva, alza molta neve, vediamo che deve portare molto avanti la sua conduzione per avere la giusta direzione. Qui entra molto alta, vediamo se riesce a portare fuori velocità sul salto senza difficoltà. Sì, un secondo e sei, ha fatto bene i curvoni lunghi, è riuscita a dare direzione da subito e quindi ha incrementato la velocità. Qui deve chiudere bene con precisione ma anche con delicatezza, e adesso il punto chiave verso sinistra, 111 km orari, è abbastanza veloce? È velocissima, ha cercato di dare tanta direzione nella prima parte, ma ricordiamo è un curvone lunghissimo, ma è stata brava a sentire, a gradualizzare la presa di spigolo. Adesso il salto di Poser. 2.35, aumenta in modo esponenziale, poi si appoggia sull'interno pericolosamente, si riprende giusto in tempo per affrontare questa diagonale. Anche ieri lo stesso errore, però oggi è molto aggressiva, è molto raccolta, cura deve moltissimo. Chiudere verso destra, fantastico, 3.21 il vantaggio sulla Brodnik, un tempo che fa impressione. Chiaramente la Brodnik non è un riferimento di altissima qualità, ma parliamo comunque di una discesa, quella della slovena, senza particolari errori. Però è giusto evidenziare la prova di Nadia. Ci sono state delle sbavature, ma qui proprio... Questa per è l'unica un attimo, lieve imperfezione. Lieve imperfezione, ha saputo reagire bene, un peccato perché qualcosa ha lasciato, ma dicevo...